Roberto Saviano a Piacenza per la chiusura del Festival del Pensare Contemporaneo con un intervento sul potere. Intanto le chiedo subito come si può declinare questa parola con un'accezione non necessariamente negativa, nel senso che spesso la parola potere no, è abbinata alla parola criminale, insomma alla mafia. Come possiamo definirla in modo positivo? È una domanda difficile perché in realtà, avendo io una formazione libertaria, il potere non posso considerarlo in nessuna forma qualcosa di positivo, ma qualcosa di controllabile. È come se fosse, diciamo, un male necessario per alcuni. Pintor, mio maestro Luigi Pintor, diceva: prendere potere anche solo per un'ora ti fa commettere un crimine. Messa così è molto, diciamo, radicale, ma questa sera io proverò a raccontare le differenze tra il potere criminale e in realtà il potere politico, usiamo una parola, legittimo. E quindi possiamo non associare il termine potere a qualcosa di fosco o di brutto, solo laddove lo vediamo nella sua accezione potenziale, cioè potere, ossia mettersi nelle condizioni di fare cose. Quindi nella sua declinazione, diciamo, attiva. Proverò qui a fare questa, sul palco del teatro, a fare questa differenza tra potere, appunto, criminale, dominio e atto creativo. Quello che lei ci sta dicendo è il coinvolgimento dei cittadini, se ne è parlato spesso in questi 4 giorni di Festival del Diritto, la consapevolezza di far parte della cosa pubblica, insomma di attivamente contribuire a qualcosa di buono, quanto è fondamentale in questo che lei ci ha detto? È totalmente, perché in realtà noi abbiamo perduto lo spazio assembleare o consiliare. L'idea oggi di partecipazione è tutta dentro la dinamica follower. Pensiamo che far dare un like o seguire qualcuno sia potere, cioè metterci in continuità con quella persona. È una grandissima illusione. Allo stesso modo pensare che sia sufficiente dare il voto per sentire, come dire, rispettato il principio democratico, cioè di uno Stato governato dal popolo, sarebbe riduttivo. Si è persa la possibilità assembleare, consigliare. Tra l'altro l'Emilia Romagna è stata una terra che ha ragionato su questo più di ogni altro, forse in Europa, forse insieme ai catalani, nel senso che tutta la tradizione socialista anarchica si è sempre interrogata in queste terre su come poter permettere effettivamente a una comunità di autoregolarsi, come poter permettere a una comunità di avere potere sulla propria vita. E quindi sì, oggi l'unico ragionamento possibile è questo: dare di nuovo potere alle assemblee, permettere alle persone di vedersi, toccarsi, incontrarsi come unico modo per autogovernarsi. Un'ultima domanda sull'attualità, su quello che è successo poche settimane fa a Lampedusa, 6.000 migranti stipati in un hotspot che ne può contenere solo 500, una tragedia umana, non c'è bisogno di altro, cosa che non funziona? Non funziona niente. Lo dicevamo da molti molti anni che non è possibile frenare questi esodi, si potevano solo gestire, si potevano gestire, ora diciamo sento di dire quasi che è troppo tardi, ma quello che noi provavamo a proporre erano accoglienze legali gestite. L'Italia è il paese più vecchio del mondo, non va mai dimenticato, insieme al Giappone. Quindi il Sud Italia è un territorio vuoto, letteralmente che si sta svuotando. C'era la possibilità, il modello Riace l'aveva mostrato, la possibilità di accogliere e integrare. Non è stato fatto e queste sono le conseguenze. Del resto parlare di blocco navale era una follia e infatti non è stato attuato, non era possibile attuarlo. Abbiamo perso anni e tempo prezioso per poter invece gestire questo esodo.